riprende spedito l'iter per la costruzione del nuovo ponte di Castelnuovo. L'opera sarà realizzata dalla provincia di Teramo entro i primi mesi del 2021. Costerà 6 milioni di euro e sarà collaudata dall'ingegnere Enzo Siviero, professore ordinario di tecnica delle costruzioni e docente di ponti alla Scuola di Architettura di Venezia. È un ponte da 80 metri, quindi c'è un problema di trasportabilità, quindi dovrà essere suddiviso in conci, assemblato a piedopera e poi c'è il momento del varo. Il momento del varo è un momento molto interessante, molto importante, che esige un'attenzione incredibile, ma ripeto, non ci sono ostacoli particolari, salvo il fatto che ovviamente l'appaltatore sia in grado di gestire un'opera come si deve. È uno degli elementi sui quali cercheremo di mettere i paletti. Si è già individuata una modalità che posso anticipare, si chiama un varo longitudinale con un avambecco, cioè praticamente il ponte viene assemblato a terra, diciamo, e poi varato longitudinalmente con un avambecco che consente di arrivare dall'altra parte, dopodiché si vara completamente e si chiude. Ovviamente dovrà essere fatto con tutte le attenzioni sul piano della sicurezza. Per l'amministrazione provinciale di Teramo, il futuro ponte di Castelnuovo rappresenta un'opera strategica che rimette la provincia al centro del territorio. Per questo è stata prevista una nuova squadra di tecnici, della quale fa parte anche l'ingegner Pierluigi Caputi, ex dirigente regionale. Soddisfatto il consigliere provinciale Lanfranco Cardinale, delegato ai lavori pubblici. Quando ci sarà il varo? Noi ci siamo subito adoperati per aggiornare il progetto che noi avevamo, infatti oggi c'era anche qui il gruppo di progettazione RPA che ha redatto il progetto, quindi nell'arco di poche settimane RPA sarà in grado di darci il progetto aggiornato rispetto a quelli che sono anche gli aggiornamenti relativi ai prezzi e altri aspetti di carattere tecnico, e io penso che nell'arco di, come programma, di 4 mesi, 120 giorni di tempo, saremo in grado di preparare la gara di appalto per realizzare l'opera.